Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manusport07. Siamo qui con il riassunto della 17ª giornata di Serie A Team 2020-2021, giornata che ha visto la Juve ridurre il suo distacco dal mezzo falso falso, diciamo così, di Inter e Roma, che tanto passo falso non è, soprattutto per i giallorossi, che comunque alla fine pareggiano sia con Milan che con Inter che con Juve, non perdono con nessuna delle tre, quindi bene da questo punto di vista la Roma. Ringrazio il buon Antonio per le clip, andiamo ad analizzare partita per partita. Ricordo che da Juve ne ho parlato in un video a parte, noi non ci perdiamo in chiacchiere e partiamo subito col video, vamo ragazzi! E partiamo con Parma-Lazio, partita che ha visto i biancocelesti, che biancocelesti non sono perché in questa partita, come vedete, usiamo una maglia verde, battere il Parma in pienissima zona di retrocessione adesso, alla quinta sconfitta consecutiva il Parma. Vedremo se funzionerà la cura d'Aversa a lungo termine, però per il momento mi sembra che è la prima volta dall'inizio dell'anno che la Lazio fa due vittorie di fila, quindi insomma magari un po' di continuità sta arrivando, anche perché hanno fatto 10 punti in 5 partite. Per andare in Champions deve avere la media di 2 punti a partita, e nelle ultime 5 partite diciamo che si sono un po' riaddrizzati. Però insomma la Lazio che deve assolutamente trovare continuità, è solamente la seconda vittoria di fila, vedremo se ne faranno altre. Spero che saranno contenti i tifosi biancocelesti. Se volete sapere la mia opinione, devono avere l'obbligo di avere continuità, perché loro non hanno una squadra nuova magari come la Juve, come magari altre squadre che hanno comunque rifondato la squadra, ragazzi. Quindi insomma la Lazio ha bisogno di continuità, il Parma invece ha bisogno di trovare un po' di fiducia con il nuovo allenatore. Non molla neanche il Milan, vittoria anche per i rossoneri. La quarta vittoria nelle ultime 5 partite, quindi subito dimenticato il passo falso con la Juventus. Molto molto bene il Milan, che anche senza davvero mezza squadra, ragazzi, riesce comunque a battere. Non che fosse tanto difficile battere il Torino, però comunque è stata una buona prova vincere 2-0 contro una squadra che comunque veniva da, se non erro, 4 risultati utili di fila, però una vittoria soltanto, una vittoria e 3 pareggi per il Torino, che ora torna a perdere dopo 4 gare. Rossoneri che si confermano un ottimo attacco, un'ottima difesa e soprattutto anche un'ottima differenza reti. Certo, segnano meno rispetto ai cugini, però subiscono anche molto meno reti. Cioè, molto meno, oddio. Hanno comunque subito 4 reti in meno dell'Inter. Sono andati molto meno in situazioni di svantaggio. Quindi, insomma, molto bene il Milan, ancora primo in classifica. Fuori la grinta per il Napoli, aveva chiesto una grinta Gattuso dopo che aveva fatto una sola vittoria in 4 match. Ora torna a vincere, torna a fare comunque in maniera difficile per 2-1 con l'Udinese. C'è da dire che Musso è stato veramente eccezionale a parere mio, ragazzi. Ogni tanto qualche parere lo devo dare. L'Udinese gioca anche bene a pallone, però il Napoli si è dimostrato superiore, ha dimostrato la grinta che aveva chiesto Gattuso. Spero per loro che trovino continuità. Opinione mia, una società come il Napoli che chiede di rinviare anche la Supercoppa italiana, parlo di Napoli come società, non è che sui Juventino del Napoli, non merita Gattuso. Cioè veramente un allenatore così perfetto della Rentis per me non lo merita, perché Gattuso secondo me è molto sottovalutato e diventerà comunque uno dei migliori allenatori italiani in circolazione, di questo ne sono praticamente convinto. Magari vengo smentito, però per me Gattuso sta facendo molto molto bene e si vedrà con l'andare della stagione del Napoli. Per quanto riguarda invece il Verona, non sbagliano perché vincono anche questa, stanno avendo veramente un ritmo da Europa League, ragazzi. 8 punti nelle ultime 5 partite, quindi veramente bene il Verona. Non che il compito fosse troppo difficile, perché alla fine giocavano con l'ultima in classifica, però comunque il Crotone, diciamo che alla fine è sempre alla ricerca di punti, nonostante la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, sono ancora lì a combattersi la salvezza, perché sono solamente a meno 5 dal 17° posto, quindi 5 punti si possono recuperare. Ma c'è da dire che 9 punti in 17 gare sono veramente pochi. Invece il Verona la salvezza ormai sembra averla tranquilla, perché hanno più del doppio dei punti della 18ª in classifica, che sarebbe il Torino, con 15 punti di vantaggio e comunque tantissime partite ancora da disputare, ragazzi. Il campionato è ancora lungo, però per il momento il Verona è una delle migliori squadre del campionato, una delle squadre che avrebbe il voto più alto se si fosse il Pagellone. Si sta svegliando forse la Fiorentina, comunque, che riesce a dare un minimo di continuità ai risultati. Degli ultimi 5 ne ha persa soltanto una, degli ultimi 5 hanno avuto un ritmo d'Europa League, quindi insomma ragazzi, piano piano si stanno risvegliando. Lo fanno con una vittoria targata Vlahovic, con il rigore parato di Drogowski. Non era una vittoria facile comunque contro un avversario che più o meno è messo come loro, anche se tra Fiorentina e Cagliari la rosa migliore c'era la Fiorentina, però anche il Cagliari, in base alla rosa che ha, è una delle squadre che sta facendo male, così come la Fiorentina peraltro. E insomma la Fiorentina l'ha avuta vinta. Cagliari che deve assolutamente svegliarsi, non so se adesso esonereranno Di Francesco, però insomma hanno bisogno di una svegliata, perché degli ultimi 5 non hanno vinto neanche una, e soprattutto sono alla quarta sconfitta consecutiva, quindi insomma si deve in qualche modo risvegliare il Cagliari, perché con giocatori come Nandez, come João Pedro, come tanti giocatori comunque che hanno
veramente fortissimi, non possono permettersi il 16° posto in classifica. 16° posto in classifica condiviso con il Genoa di Ballardini, che si dimostra un po' una cura per il rossoblù. In 4 partite ha fatto 7 punti con 2 vittorie, ha fatto più vittorie lui in 4 partite che il precedente mister in 13, 14, quelle che erano, no, in 13, giusto. Una vittoria in 13 match per il precedente allenatore, 2 vittorie in 4 match per Ballardini, che insomma quando arriva va sempre bene all'inizio per poi calare un po' alla fine, però bene o male riesce sempre ad ottenere la salvezza con la squadra che ha, meritatamente o non meritatamente, riesce sempre ad ottenerla. Ottiene questa vittoria il Genoa contro il Bologna, Bologna che sta facendo un po' malino quest'anno, insomma sono 17 punti in 17 partite, alla fine dopo 5 pareggi di fila ne hanno persa una, però delle ultime 6 fatto sta che non hanno vinte una, e per essere il Bologna di Mihajlovic mi aspetto sempre di più, mi aspetto addirittura una parte sinistra della classifica che non dista tanto, alla fine dista 4 punti, ma mi aspettavo leggermente di più dal Bologna, dico questo. Torna invece l'Atalanta, torna anche a segnare tanto perché comunque hanno vinto 4-1 con il Benevento, se non mi sbaglio sono 3 gare consecutive che segnano più di 2 gol, quindi veramente bene l'Atalanta, delle ultime 5 le hanno vinte tutte tranne il pareggio con la Juventus, quindi molto bene questa Atalanta. Per quanto riguarda il Benevento invece gioca leggermente senza stimoli, però comunque hanno una parte sinistra della classifica, hanno fatto 17 punti, hanno fatto, scusate, 21 punti in 17 giornate, quindi molto bene le streghe che sono ancora nella parte sinistra della classifica, complice anche lo stop della Sampdoria con lo Spezia, quindi insomma mantengono la parte sinistra, l'Europa League comunque per il momento rimane un miraggio, però comunque la salvezza rimane più che possibile, anzi sono decimi in classifica, hanno 9 punti di vantaggio, quindi stanno disputando sicuramente un buon campionato, così come la squadra che hanno contro cui hanno appena giocato. È arrivato gennaio per l'Inter, seconda partita consecutiva senza vittoria, comunque un pareggio sul campo della Roma ci sta, nel senso che anche Milan e anche Juve con la Roma hanno pareggiato, la Roma è una squadra che gioca veramente bene a pallone, però l'Inter dà come l'impressione di non saper gestire le partite, va spesso e volentieri sotto, spesso e volentieri si fa anche rimontare, quindi insomma ragazzi è un Inter che non riesce a trovare una precisa identità di gioco quando deve rimontare, magari la giusta mentalità, non si sono capiti bene neanche i cambi di Conte, però è una squadra che non ti dà mai la certezza di poter portare il risultato a casa, ecco, col Crotone l'hai scampata, col Torino l'hai scampata, con la Roma ragazzi non la scampi, un punto in 2 partite per l'Inter che poteva essere prima invece è seconda e addirittura vede allungarsi il suo distacco dal Milan a 3 punti, la Roma rimane terza a 3 punti dall'Inter e a 6 punti dal Milan, comunque rimane in lotta in qualche modo anche per lo scudetto, la Roma che sta disputando veramente un bel campionato a mio parere. Nzola per la Serie A invece per lo Spezia, Nzola praticamente segna la sua, se non erro, la nona marcatura in campionato ragazzi. Si sta dimostrando il giocatore che in qualche modo sta provvedendo alla salvezza dello Spezia, per lo Spezia è la seconda vittoria consecutiva, sembrava quasi, non dico spacciata, però insomma avevano fatto 7 partite senza vittoria e invece adesso si sono risvegliati con 2 vittorie consecutive, precedentemente a queste 2 vittorie erano 2 le vittorie ottenute in 15 partite, adesso sono 2 in 2 partite, quindi veramente bene ragazzi lo Spezia, 17 punti, 17 partite, un ritmo da salvezza, un ritmo pieno da salvezza, e quindi stanno comunque conquistando delle belle vittorie, comunque contro la Sampdoria non era semplicissimo, ma non era neanche troppo difficile, mettiamola così, la Sampdoria aveva appena battuto l'Inter, quindi insomma ci si poteva aspettare questo mezzo falso passo falso dei blucerchiati che rimangono penultimi in classifica. Detto questo ragazzi il video termina qui, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, caso contrario un dislike, commento se siete d'accordo o disaccordo con me, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, da Monosport07 è tutto, in descrizione il link per seguirmi su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi!